risanaci, Signore, Dio della vita. Risanaci, Signore, Dio della vita. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo secondo Marco, che la liturgia oggi ci propone, al capitolo 6, versetti 30-34. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Amen. Ecco che oggi vediamo un brano, un episodio, in cui Gesù insieme ai suoi discepoli decidono di riposarsi. Anzi, è Gesù stesso che invita i suoi 12 che ha chiamato, che ha accolto con sé e con i quali evangelizza. Gesù decide di passare un po' di tempo insieme da soli. Questo è davvero importante, perché si dice questa chiamata di Gesù che è un andare in disparte, da soli in un luogo deserto per riposarsi un po'. E questo che ci è stato comunicato attraverso l'Evangelista Marco è una parola profetica, è una parola che deve entrare nel nostro cuore, deve bussare alla nostra vita, una vita che spesso, lo sappiamo, è frenetica a causa del lavoro, delle tante attività che abbiamo, dei tempi ristretti, e perché noi comunque siamo sempre capaci di trovare tante cose da fare. Come nell'episodio di Marta e Maria, siamo sempre capaci di essere indaffarati e quindi di avere poco tempo per il Signore, per la preghiera. Ma Gesù ci dice oggi, Luca, caro amico, cara amica, vieni con me in disparte, da solo, tu, in un luogo deserto, in un luogo dove sei tu e il Signore. Amen? Ecco, allora queste campane ci spingono oggi ad accogliere l'invito del Signore, di stare con Lui. Un invito ad ascoltare la sua parola, un invito a riposarsi, un invito a staccare la spina, ma questo dovrebbe essere quotidiano, fratelli e sorelle. Cioè, noi ogni giorno, non una volta al mese, una volta all'anno, come facciamo le nostre vacanze, le ferie, una volta al giorno, fratello e sorella, dobbiamo staccare la spina da tutto ciò che è frenesia, metterci anche qualche minuto di fronte al Signore, di fronte alla Sua parola, e dirgli: Signore, vieni, Signore, ho bisogno di Te, Signore, Tu sei la mia forza. E vedrai che il Signore ti parla quando sei tu solo con Lui, tu solo con la Sua parola. Perché si dice che Gesù poi vide una grande folla che andava verso di loro, ebbe compassione perché erano come pecore che non hanno pastore. E quando noi non troviamo mai il tempo di pregare, siamo proprio come questi, come pecore che non hanno pastore. E diventiamo noi stessi, o il nostro lavoro, le nostre attività, le nostre faccende diventano i nostri pastori. Noi siamo un po' schiavi di quello, delle aspettative, di alcune scadenze, di alcuni termini da fare, e non abbiamo mai pace, mai, neanche per noi stessi.
Allora il Signore dice: vieni a me, vieni a me che sono il tuo pastore. Ecco perché oggi ci viene proposto il Salmo bellissimo 23. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Se noi troviamo ogni giorno, e io vi consiglio come sempre al mattino presto, prima di iniziare a fare tutto, stiamo con il Signore, perché Lui rinfranca l'anima nostra, ci guida per il giusto cammino e noi lo proclameremo al mattino: Signore, oggi Tu mi guiderai, Tu oggi mi condurrai su pascoli erbosi, sulla via giusta, mi guiderà per questo giusto cammino a motivo del suo nome, e anche se io andrò in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Fratelli e sorelle, oggi prendiamo questa decisione di stare con il Signore, noi e Lui, e leggere anche questo Salmo 23. Tu sei il mio pastore, io con te, Gesù, non manco di nulla. Non temerò alcun male, perché tu sei con me, anche se dovessi andare o anche se io sono adesso in una valle oscura. E la parola di Dio è efficace. Il Salmo 23 è attuale per noi oggi. Allora vi invito immediatamente, in questo momento. Altre parole non servono. Serve solo aprire la porta della nostra vita, delle nostre case, dei nostri cuori, della nostra mente, a Dio che ci parla, lasciarlo entrare e dirgli: vieni, entra Signore Gesù nella mia vita, io sono una pecora tua, io ti appartengo Signore e tu sei il mio buon pastore, tu sei la mia luce ai miei passi. Oggi voglio proclamare che con te non manco di nulla, proclamo che mi conduci ad acque tranquille, calmi le tempeste nella mia vita, calmi tutte quelle situazioni di angoscia che ho accolto dentro di me e che non mi danno pace. O Signore Gesù, vieni come buon pastore. Signore, se sono in una valle oscura, io ti chiedo, fammi sentire la tua presenza, fammi sentire il tuo bastone, il tuo vincastro, mi diano sicurezza, perché tu sei con me. E donami soprattutto di abitare nella tua casa, nella gioia, che la tua fedeltà e la tua bontà mi accompagnino, Signore, perché tu non mi abbandoni mai, sei al mio fianco. Grazie, Signore, tu sei davvero l'unico mio buon pastore. A te, Signore Gesù, l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, prendete in mano il Salmo 23, proclamatelo tutto il giorno, anche solo il primo versetto: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E vedrete che questa parola è efficace. E quando ci sarà qualche momento difficile, oggi proclamerete: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E Dio interverrà nella vostra vita. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, a presto, buona giornata. La salvezza sei tu, la fiducia in te, Signore. La salvezza sei tu, la fiducia in te.